Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Filo Diretto. Oggi entriamo nel mese di giugno, rush finale per quanto riguarda le elezioni amministrative che si terranno domenica 12 giugno e naturalmente facciamo un'altra puntata sempre per approfondire la nostra conoscenza con i candidati a sindaco oggi con noi Giovanni Borosini buongiorno Borosini buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno a tutti candidato per azione di Carlo Calenda ma anche di Siamo Alessandria sì, c'è la lista sono quattro liste, quattro, in liste. Tutto, quattro liste la prima è una federazione tra azione e più Europa i cui leader sono Carlo Calenda ed Emma Bonino per più Europa ed è una lista che ha una valenza civica poi ci sono altre tre liste che sono prettamente civiche quindi siamo in tutto appunto, la coalizione comporta da, da quattro liste 130 persone circa candidate 130 persone che ho voluto coinvolgere per farle partecipare questo lo ripeto ogni qualvolta me ne è data l'occasione per farle partecipare in maniera più attiva alla vita della città perché questa città ha bisogno di tante cose e tutti lo vediamo, ma sicuramente ha bisogno anche di partecipazione dei cittadini, di un maggior coinvolgimento, eh, maggiore consapevolezza e maggiore attivismo da parte dei cittadini. Quindi l'appello che ho fatto è stato raccolto ed oggi ci presentiamo, come dicevamo prima, con la forza della tranquillità, con la forza della determinazione di persone sane, di persone pulite, di persone limpide, di persone di grande e buona volontà. E Sappiamo tutti che ce n'è grande bisogno. Ah, lei ha citato prima Carlo Calenda e Emma Bonino, due personaggi <coughs> di grandissimo spessore politico, eh, super conosciuti, sappiamo bene qual è la loro azione, tanto mi permetta questo gioco di parole, eh, sappiamo i temi internazionali che normalmente toccano, Emma Bonino eh, soprattutto ha una storia incredibile, lunghissima, di posizioni sempre nette e chiare, ma la loro capacità e il loro punto di riferimento può essere utile anche per l'amministrazione locale per avere quella stessa obiettività anche per amministrare localmente. Lei ieri ha parlato per esempio dello sviluppo della cittadella universitaria, quindi del quartiere Orti, ma che deve essere anche riferito al resto della città. Beh, quello che mi ha attirato del Partito di Azione è che si ispira a principi europeisti. Ormai dell'Europa abbiamo capito tutti che ce n'è grande bisogno. C'è bisogno di un'Europa forte, di un'Europa seria, di un'Europa organizzata, che, di un'Europa che tuteli tutti, anche le persone più fragili, le persone più deboli, gli stati in difficoltà. E questo lo dico anche ripensando a qualche mese... O addirittura qualche semestre fa in cui l'Europa veniva vista da taluno come un mostro da abbattere da modificare, da cancellare. Mi fa piacere che oggi invece siamo diventati un po' più tutti europeisti. Però ben venga questo. E la coalizione, però lo ripeto, ha una valenza fortemente civica. Lei diceva che ieri abbiamo organizzato un incontro e lo abbiamo organizzato cercando di incontrare i cittadini, come è mio solito, insomma, no? in maniera franca in maniera trasparente tant'è vero che lo slogan anche un po' ironico dell'evento dell di ieri era venite a dirmene quattro come per dire io ci metto la faccia io rispondo io voglio essere l'istituzione vorrei, vorrei essere l'istituzione che non si sottrae alle esigenze alle richieste, al confronto anche aspro dal volta con i cittadini, ma questo non da oggi questo ha connotato da sempre il mio, il mio agire politico e l'abbiamo organizzato questo momento di incontro agli orti, vicino a quello che sarà il nuovo campus universitario, perché sicuramente in quella zona ci sarà un grande sviluppo, uno sviluppo sociale, uno sviluppo culturale, uno sviluppo urbanistico. E un sindaco deve essere protagonista di questo, deve essere attore evidentemente con i referenti dell'università che, che svolgeranno come dire, questo progetto, che attueranno questo progetto, però un sindaco come capo della comunità, come primo cittadino deve essere assolutamente coprotagonista nel fare in modo che tutta la città abbia una crescita tutta la città abbia uno sviluppo, ripeto, sociale, economico ed anche culturale. Infatti bisognerà anche pensare che se l'asse studentesco si sposterà verso gli orti non dovrà eh, sicuramente subire una, eh, un controbilanciamento negativo l'attuale Palazzo Borsalino. E su questo ci stiamo già pensando, su questo bisogna fare dei ragionamenti, perché ripeto, il dovere del primo cittadino è respirare, io uso dire questa modalità, esprimermi in questa modalità, deve respirare il respiro della città, deve essere in continua sintonia, deve essere in continua simmetria con la città, con la comunità e con i cittadini. E lo ripeto, io questo l'ho sempre fatto, è, è ciò che mi appassiona di più, è ciò che connota il mio modo di fare politica. Lei ha parlato di, eh, naturalmente degli orti, della cittadella universitaria, dello sviluppo che è previsto, se si, si costruisce anche l'ospedale in quella zona, il nuovo ospedale in quella zona, la cittadella universitaria, eh, si rivalorizza un quartiere che per molto tempo diciamo, eh, non è stato proprio protagonista perché... Quasi tutte le città sono protagoniste nella parte centrale, si trascurano un po' le periferie, oggi invece ci rendiamo conto più che mai di quanto le periferie siano importanti. Se pensiamo a Villaggio Europa, la questione della logistica, il quartiere Cristo con la nuova vitalità che sta avendo, ecco, fa diventare tutta la città un grande centro. Dunque lei, lei ha citato tre grandi eh, temi. Attuali, attualissimi, quello del nuovo ospedale. Innanzitutto vorrei che si insediasse la nuova amministrazione perché se fare il nuovo ospedale e dove farlo c'è bisogno di approfondimenti seri che non siano inquinati e strumentalizzati da momenti di campagna elettorale eh, perché bisogna capire appunto se vale la pena fare il nuovo ospedale, se ristrutturare il vecchio. Io un'idea ce l'ho, però la, evidentemente aspetto che si insedi. La, la prossima amministrazione perché ci sono come dire, dei aspetti positivi e aspetti negativi nell'uno o nell'altro caso. Una cosa è certa che innovare eh, sotto il profilo tecnologico, eh, modernizzare e eh, elevare sempre il tasso appunto, di tecnologie, di modernazione, di innovazione è ovvio che va sempre bene. Fare una mega struttura, una mega opera pubblica sicuramente è necessario in questa città perché questa città ha bisogno di una scossa socio-economica. Però sugli ospedali io per esempio mi chiedo eh, come si fa a sopperire alla carenza di tanti medici, di tanti infermieri, di tante osse che in questo momento e non solo in questo momento ma nell'ultimo biennio... Eh, eh, come dire, questa esigenza, questa criticità è emersa, quindi vorrei che si costruisse sì una struttura tecnologicamente avanzata, tecnicamente avanzata, innovativa, ma che ci fosse poi garantito anche il personale necessario, perché se andiamo al pronto soccorso io vedo tutti noi, purtroppo sì. capita ah, oggi a me, domani a te, che c'è una carenza evidentissima di personale. E il personale che c'è è sotto stress, e parlo in termini di medici, di infermieri e di eh, OS. Quindi, una cosa da pensare in, con, con la Regione evidentemente, perché un sindaco ha il dovere, ha il diritto, ho detto prima il dovere, poi anche il diritto di occuparsi di tutto ciò che accade sul proprio territorio. Quindi, avere delle strutture sanitarie dove ci sia efficienza ma anche qualità di personale e quantità di personale necessario per sopperire alle esigenze di questa comunità, soprattutto in fase Covid. Un sindaco può intervenire in questa cosa, per esempio il fatto che sono scaduti i contratti eh, del periodo Covid, diciamo, per infermieri e medici e non sono stati poi rinnovati in questi giorni, doveva essere in questi giorni il rinnovo. Un sindaco può intervenire con la Regione per fare in modo che possano essere rinnovati questi contratti? Dunque, a, a, questa domanda, eh, a questa domanda giuridicamente sembrerebbe che un sindaco non possa, anche se è l'autorità numero uno in, in tema sì. sanitario. Ma diplomaticamente, certo. ma politicamente, ma come certo. pressione come colui che porta le esigenze, deve sentire proprio nel suo cuore, nel suo animo, le esigenze di una comunità. Allora, sotto quell'aspetto lì un sindaco, secondo a parer mio, a mio avviso, ha una enorme potenzialità. Di, di, di ottenere, di perseguire e di, di contrastare tutte le criticità che emergono soprattutto su una priorità come quella della difesa della salute. E io credo che negli ultimi anni i sindaci abbiano esercitato con poca forza politica, direi con un po' di debolezza, tante tematiche. Quindi c'è bisogno di determinazione, di forza della volontà. E soprattutto, lo ripeto con, ancora una volta, un sindaco deve sentire, percepire quotidianamente il sentimento, io lo dico ancora una volta, il respiro della città, deve viverla, deve essere dentro il tessuto sociale cittadino ed ogni criticità la deve sentire sua, evidentemente con eh, risultati umanamente possibili, però quantomeno eh, il cuore deve battere simmetricamente a come batta il cuore di ogni cittadino, di ogni cittadino, nessuno si deve sentire ultimo e dico questo senza retorica, chi mi conosce sa che il mio agire politico è improntato su questo, su, su questo spirito, su questa interpretazione della politica, su questa interpretazione di come essere istituzione, di come sentirsi istituzione, perché uno dei grandi problemi perché poi possiamo parlare della città sporca, possiamo parlare della città poco sicura, possiamo della città, parlare della città che deve creare sviluppo. Ma uno dei temi è quello di riannodare quel rapporto sfilacciato eh, tra cittadini e istituzioni. È un rapporto un po' logoro, io questo lo so benissimo, ma per rinsaldarlo, per riacquistare fiducia, c'è bisogno di essere persone credibili, c'è bisogno di essere persone che danno. Oltre la propria intelligenza, anche il, il proprio cuore. Ecco quello che chiedo: è che nella politica ci si, si metta più cuore sia da parte delle istituzioni, degli amministratori, ma anche da parte dei cittadini. E io sono disposto a, a dare questo. Sì, Daniele Barosini oggi ci ha dato già uno scoop per la sua posizione intermedia sulla vicenda dell'ospedale, perché naturalmente eh, le altre fazioni politiche, insomma. Eh, chi vuole farlo in un posto, chi vuole farlo in un altro, lei dice si potrebbe anche pensare addirittura a una ristrutturazione del vecchio. Comunque... Io, io mi, riservo di fare un ulteriore, mi riservo di fare un ulteriore approfondimento. Non voglio far perdere tempo a nessuno. Sì. Mi piace pragmatismo, mi piace snellire le, la burocrazia e il covid ci dà la possibilità di essere più immediati. Sempre nei limiti della legalità, Grazie. della legittimità e della trasparenza. Eh, dico solo che è compito della nuova amministrazione che si insedierà del nuovo sindaco, di rimere queste perplessità con tecnici a fianco di grande fiducia, con tecnici a fianco che abbiano una visione chiara, nitida, non strumentale che, eh, per avere appunto le consulenze della parte tecnica. Eh, quindi c'è da aspettare solo un mese e poi valutare eh, l'ubicazione e valutare anche la possibilità di, 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 della ristrutturazione, anche ascoltando i cittadini, anche ascoltando i cittadini. È chiaro che la politica deve assumersi la responsabilità decisionale, su questo non c'è dubbio, però vanno anche ascoltati i cittadini e anche tutti i portatori di interesse, perché ogni, ognuna delle tre soluzioni ha dei lati positivi e dei lati negativi. Dovremmo fare una trasmissione apposita sì. per, per questo, però ognuna ha, a me non piace che la città sia eh, completamente ehm, urbanizzata e, e con strutture che elimino, eliminino completamente i nostri polmoni verdi, però eh, ripeto sarà compito dell'amministrazione affrontare con grande trasparenza, coinvolgendo i cittadini questo grande tema perché è un tema epocale evidentemente. Una città però deve avere una vita propria importante, soprattutto se pensiamo a una città anche universitaria, quindi fatta di molti studenti, molti giovani che arrivano da altre eh, città vicine, che sono normalmente abituate a intrattenimento, musica. Eh, Quest'anno si sono cancellate un po' quasi tutte le manifestazioni, gli eventi che erano previsti in primavera, il Borgo Rovereto, aperto per cultura. E ci saranno altre manifestazioni che dovrebbero eh, andare in onda, ma che sono state ridimensionate. Ecco, un sindaco non ha il compito anche di favorire queste cose. Guardi, eh, non voglio polemizzare con eh, i miei colleghi, con l'attuale amministrazione in carica, sarebbe troppo facile. Eh, dico solo che. Eh, Forse la campagna elettorale ha distratto qualcuno, non lo, so, non lo so, sicuramente non è una bellissima pagina. Non è così edificante, no? in una città che ha bisogno di eventi, avvenimenti anche di livello, eh, 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 avvenimenti ed eventi di spessore, eh, ci vuole un po' di qualità eh, di, sia di pensiero sia di, di organizzazione eh, per portare veramente per elevare il tasso culturale, socio-economico della città. Le cose che sono accadute, ripeto, ormai c'è solo che da voltare pagina, non voglio fare grandi polemiche, però i cittadini sono rimasti evidentemente delusi. E quello che, chiedo, quello che chiedo è che dopo aver visto amministrare, scusate se lo ripeto ancora una volta, la coalizione di destra, poi la coalizione di sinistra, poi di nuovo la coalizione di destra, poi di nuovo la coalizione di, destra, di, la coalizione di sinistra. Questa volta ci proponiamo come coalizione diversa, come persona che si è impegnata tantissimo, che chiedo la vostra fiducia, poi ogni cittadino trarrà le proprie conclusioni e di valutare, di giudicare noi amministratori per ciò che abbiamo fatto, se abbiamo fatto poco, se abbiamo fatto niente, se abbiamo fatto male. Io mi propongo. E Garantisco che sicuramente avrò la determinazione, per esempio, quella di cambiare diversi dirigenti che ormai secondo me non hanno più stimoli e soprattutto sono stati protagonisti, sono stati protagonisti di pagine poco edificanti nella storia eh, anche giudiziaria di questa città. Per cui è il momento di voltare pagina e io mi propongo. Senta, sulla questione dei trasporti Alessandria sembra che, eh, riesca, mh, insomma, che sia un po' bloccata, non riesca a vincere il problema dei collegamenti con le grandi città, eh, dei tempi giusti di percorrenza, i eh, collegamenti anche all'interno dei sobborghi, da Valle San Bartolomeo ad Alessandria, da Val Madonna, piuttosto che nelle città vicine come Ovada, non abbiamo collegamenti di autobus sufficienti soprattutto nei weekend, nelle ore serali, Su... i taxi non funzionano di sera, come si può riorganizzare? Allora, sui trasporti, sui trasporti ci sono due ordini di problemi. Innanzitutto, a mio avviso, culturalmente penso che un privato, e sappiamo che la società di trasporti è stata venduta da un'amministrazione precedente, eh, per l'80% ad una società privata sui trasporti. Il trasporto, secondo me, è un servizio pubblico essenziale per i ragazzi che vanno a scuola, per chi va a lavorare, per l'anziano che deve venire in città. È un servizio pubblico essenziale che deve rimanere in capo all'istituzione, eh, deve essere pubblico. È sui trasporti è difficile fare business, quindi è chiaro che le società private che acquistano questo tipo di servizio, poi alla fine la fanno pagare in qualche modo. E infatti abbiamo i nostri sobborghi con linee di trasporto troppo carenti rispetto alle esigenze e soprattutto su una popolazione che per fortuna ha una prospettiva di vita più lunga rispetto al passato, quindi c'è bisogno di non far sentir sole, di non isolare queste persone che vivono nei sobborghi e vivere nei sobborghi, vivere in periferia, il Covid ci ha insegnato che è una modalità Positiva, una modalità bella per garantirsi la vita all'aperto e non stare rinchiusi dentro casa in fasi come quella del Covid. Quindi c'è una rivalutazione di sobborghi, però non dobbiamo isolarli sotto il profilo dei trasporti. Altro tema dei trasporti è che noi dobbiamo necessariamente creare una linea più veloce con la Lombardia, con Milano, io direi anche con Torino e Genova, ma soprattutto con Milano, perché è uno degli obiettivi concreti, concreti, per risollevare sotto il profilo economico ed anche sociale questa città è quella di un collegamento veloce con Milano che faccia acquisire nuovi abitanti ad Alessandria. Obiettivo 100.000, eh, forse sarà un po' ambizioso, però obiettivo 100.000, perché se ci fosse una linea veloce Alessandria-Milano... Tante persone verrebbero ad abitare ad, abitare ad Alessandria. E soprattutto quelli di Alessandria non andrebbero ad abitare a Milano perché non, non dovrebbero hanno, andare, non ad andare a Milano e quindi, e, quindi, e quindi ci sarebbe un ritorno economico perché si potrebbero affittare o vendere più case, ci sarebbe un indotto, un indotto che porterebbe, ripeto, dei benefici non solo economici ma anche sociali. Obiettivo 100.000 non è utopico, bisogna lavorarci. Bisogna essere intraprendenti, bisogna parlare con RFI a muso duro, rappresentando la comunità, ripeto, a muso duro e cercare di, anche attraverso i parlamentari, attraverso la regione, però c'è bisogno di grinta, determinazione e, e, voglia, e voglia. Bisogna promuovere il nome della città perché naturalmente la questione turistica abbiamo visto quanto è importante per dire anche solo avere dei festival musicali come quello di Torino che ha mandato in tilt proprio tutto il settore del turismo chiunque avesse un appartamento anche un garage lo affittava ai turisti che sono arrivati che avevano bisogno di stare a Torino ecco questa specie di promozione non passa molte volte anche attraverso lo sport il sindaco se ha una squadra in Serie B non, oh. non, non ha un interesse a sostenere questa squadra perché se ne parlerà su tutti i giornali d'Italia, perché in qualche modo eh, l'eco del, delle eh, capacità sportive della città sarà importante, porterà un ritorno voglio dire. Ma... Eh... È evidente che bisogna uh, il primo cittadino deve innanzitutto amare la propria città, deve amarla, deve fare marketing per la propria città, continuamente. Esatto. Per fare marketing c'è bisogno di talenti, c'è bisogno, ritorno a dire che c'è bisogno nei, tra i nostri dirigenti di persone motivate, capaci, di giovani che abbiano le capacità le specificità giovani anche alessandrini, perché eh, scegliere un Alessandrino che abbia evidentemente i requisiti, la professionalità, le competenze e i titoli, vuol dire scegliere una persona che già ama il proprio territorio. Quindi non andrei io a cercare in giro per il mondo quando dobbiamo fare delle progettazioni, a meno che non, non, non troviamo nessuno. Però, Bisogna amare il proprio territorio, bisogna amare la propria città, bisogna fare marketing e anche quella del calcio, della serie B che si era conquistata e adesso in un battibaleno si è perduta, sicuramente non è una cosa, è una cosa che, amareggia, che amareggia, sicuramente la politica, sicuramente l'istituzione, sicuramente l'amministrazione, sicuramente il sindaco hanno il dovere nei limiti, nei limiti delle proprie competenze, per carità, però gli strumenti anche un po' creativi, sempre, ripeto, nella legittimità eh, ci sono e ci possono essere e quindi dobbiamo tutti fare quadrato. E poi un'altra cosa di questa città merita è questa. Abbiamo assistito nell'ultimo ventennio a, un a una feroce lotta eh, anche ricorrendo eh, per via giudiziaria. Nel cercare di, di, di sconfiggere, di annientare la classe politica avversaria. Secondo me è arrivato il momento della pacificazione, è arrivato il momento in cui la contrapposizione tra destra e sinistra, che ripeto è andata a finire alle Corte dei Conti, è andata a finire nei tribunali, ha, portato, ha penalizzato tutti, ha penalizzato anche le nostre tasche perché abbiamo pagato tutti di più, imu, tasse, tariffe, tributi. È ora di provare un'altra soluzione, un'altra coalizione e lo ripeto, io mi propongo con grande determinazione, con grande limpidità e soprattutto con tanta voglia di essere il cittadino di tutti gli alessandrini. Grazie, grazie a Giovanni Barrosini, candidato a sindaco per la città di Alessandria, lo ripetiamo per Azione Calenda e per la lista più Europa di Emma Bonino e anche per altre, le liste tre liste altre tre liste civiche. Ci vedremo nei prossimi dieci giorni di campagna elettorale che mancano alle elezioni. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra poco c'è il telegiornale pieno di scoop quest'oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.